Salve, buonasera. Quando ho fatto quel video sull'unboxing, davo per scontato di avervi già parlato di questo il numero sulla Grecia, The Passenger, rivista che si sta dimostrando veramente molto, molto, molto interessante. Ed è da questo, dai suggerimenti letterari che dà questa rivista alla fine, che ho scelto un po' gran parte dei libri che ho comprato e che avete visto nell'unboxing. Allora, questa rivista, come l'altra di cui vi ho parlato relativamente all'India, è molto interessante perché affronta aspetti della nazione che sono un po', come dire, laterali, che non si trovano normalmente in guide o altri libri. Per esempio, parlando della Grecia, c'è un bellissimo articolo del nostro Petros Markaris, che noi conosciamo, c'era una volta la taverna greca, e parla di come è cambiata, come si è trasformata, come si sono trasformate le abitudini dei greci nell'andare a mangiare fuori e come si sono trasformate le taverne. Ecco, difficilmente troviamo qualcosa del genere. Abbiamo un bel articolo iniziale che riguarda i palazzi e le varie epoche di Atene, quindi architetti che parlano di questo cambiamento. Abbiamo un bel articolo sul sindaco di Salonicco, che ha fatto una politica molto attenta per unire e per avvicinare i turchi, gli israeliani, quindi insomma popoli che non sempre si sono amati e non si amano. C'è sempre un articolo sul cinema ed altri articoli. Poi ci sono alcune informazioni un po' così di base sulla Grecia, eccetera. Ecco, molto bella questa rivista, sono 180-200 pagine di articoli laterali, di articoli che ci raccontano aspetti che spesso noi non conosciamo. C'è un bellissimo, un altro articolo, mentre sfogliavo, ricordo il rebetico, questa musica greca. Un altro articolo che riguarda gli abitanti di un'isola, Icaria. Il titolo, vediamo il titolo che è andato, uno stile di vita, no, ho sbagliato, l'isola della lunga vita, che parla appunto delle caratteristiche degli abitanti di questa isola, i quali hanno una vita lunghissima. E come fanno? Leggendo, lo scoprirete. Ecco, eccetera. Adesso non voglio addentrarmi troppo in questo, però ve lo faccio vedere un'altra volta. The Passenger, un'ottima iniziativa della casa editrice Iperborea, che appunto pubblica questa rivista con periodicità che non è chiaro quale sia la periodicità, ammesso che ne abbia una. Tutti gli articoli di questo articolo, di questo numero, sono del 2019, quindi sono molto recenti. Bene, ve lo consiglio vivamente, buona lettura.